Buongiorno fiorellini, fiorellini, oggi mi sono fatta la mezza cotina che sopra, perché c'è la frangetta fino qua giù, come lunghi i capelli qui, e allora mi sono fatta la mezza cosa così, perché non so come mettermi i capelli, non so, la coda non mi regge. E perciò la coda piccolina è difficile. Si è allungati i capelli, eh? Dentro casa mi metto le codine, faccio le codine, però qua dietro mi cascano sempre perché so, non so, lunghi per farli mettere da per le cali così. Vabbè, comunque adesso via la sigla, intanto metto la prolunga, quel coso che c'ho, e ci vediamo dopo. Ciao! Ciao fiorellini, fiorelline, prima il cancello era chiuso, me l'hanno aperto, mi sono ritornata qua, stavo venendo qua al parco, poi sono andata là, stavo andando verso la casa, facevo un giro per fabbrica così, e poi ho detto che stavo in aprì, invece sono ritornata qua e via, cammino qua un po'. Facciamo un po' di giro. Che bella rietta a quest'ora. Oggi mi dovevo lavare i capelli. Oggi mi devo lavare i capelli. Vabbè. Non mi piace tanto farmi una codina così perché mi ricorda una cosa. Forse me la sfascio. Non mi ricordo, non mi piace. Ho un colore capelli questa qui, però non il colore mio così, perché però senza codina così non mi piace, me la facevo quando me li slego e niente, adesso sto camminando al parco e poi ci vediamo dopo. Buongiorno, ci vediamo dopo quando esco dal parco e andiamo a casa. Per ora ciao, mi levo questa pettinatura qua, non mi piace. E ci vediamo dopo, ciao. Ecco un secondo, vi faccio vedere, me la sono levata perché non mi piace, perché mi ricordava quella cosa. Vabbè, adesso sto camminando, sto senza quel coso che prolunga perché l'ho messo dentro il coso qua, eccolo. E adesso vado, cammino perché non riesco a camminare e a parlare. Poi mi sono fatta. Adesso spruzzo, c'ho un'oretta che fa un po' di effetto, robe così. E vabbè, io adesso vi posso lasciare. Cammino, ci vediamo dopo. Ciao! Mi volevo vedere, mi sono slegata i capelli, non mi piacciono con mezza coda. Ciao! Ecco, oggi sono uscita da un'altra parte del parco, perché di solito è lì sopra, che vado sotto dritta. Oggi ho fatto qua sotto, così siamo andiamo, camminiamo un po' di più. Oddio, mi interrompo alto. Allora, senza questo va troppo basso, con questo va troppo alto. Una strada, vi faccio vedere, vai a coppe. E vabbè. Comunque, vediamo. Vediamo quello, so, 7 e 6, so, e vai giù, ci sta l'asilo, c'è pure un'amica mia qua giù. Qui invece si giri, vai alla coppia, però voglio vedere, da qua giù se tante volte la incontrassi, perché lei cammina a orario diverso del mio, e
Infatti saluto Palma. Ciao Palma. Ti saluto qua al video. Ti voglio tanto bene. E va bene, comunque lei abita qua. Qua ci sta l'asilo. Vedete qui. Da qui fino laggiù l'asilo. Grosso l'asilo. Lì ci sono mai entrata. Sono entrata solo per la porta per portare mia nipote all'asilo o venire a prendere. E settembre, fra un mese, penso che riaprono la scuola. Io vedo se c'è scritto qualche cosa. Ah no, chiudo il cancello. Chiudere sempre il cancello. Già c'era scritto il giorno che c'era la scuola. E questo è l'asilo. C'hanno i bambini. Vabbè, ma è chiuso perché è agosto. E vabbè, comunque. Facciamo il giro un po' più lungo perché così cammino un po' di più. E ho fatto tre giri a parco e poi sono uscita dall'altra parte e adesso andiamo giù. Facciamo tutta questa via, arriva fino là. L'ho chiamata però non mi ha deciso. Stava messa a combattere con i cani, boh. C'è due cagnolini. E vabbè, comunque stiamo andando giù qua. E basta. Siamo a giro. Arrivato a casa dopo. Per camminare un po' di più, perché non che faccio un'ora a parco. Non so quanti giri devo fare. Invece quando andavo a Civita fa tutto il giro, è lunga la strada. Mi ci voleva un'ora, però quasi proprio è una strada lunga. Non è come il parco che giri sempre lì, ma è tutta una strada lunga e ci vuole un'oretta. Pure di più, dipende come cammini. E perché qui faccio tre giri di parco in mezz'ora. Non è che ci vuole tanto. Infatti, boh, sono uscita qui e vado tutto il giro lungo. Qua, qua c'è stato lo stop e giro a destra e vado verso casa mia, dove abito. Perché è meglio. Cammino di più, almeno. Ecco, siamo arrivati allo stop perché abbiamo fatto tutta questa strada giù. Siamo arrivati allo stop. Se vai giù, vai a Civita. Se vai giù là. Però io abito qua su e vado qua su. Qui c'è il tabacchino che ti uso, vabbè. È presto, sono 7, 7 un po', penso. Non so tanto. Ah, aspettate se mi sono coso. Questo orologio che l'avrò fatto vedere pure che l'ho comprato su Shein. Ah, sono le 7:11. Faccio vedere questo orologio qua che si illumina, è un touch, ho d'occhi, è un touch. E per adesso ciao. Ecco, devo rispondere a un messaggio e ho bloccato un attimo il telefono. E comunque oggi sta bene, sentite la rietta e se va bene. Comunque questo orologio che vi stavo dicendo fa contapassi e misura e batte il cuore pure e c'ha pure per misurarti la pressione, quanta pressione c'hai, perché beh, io ho problemi di pressione, è meglio avere un coso che ti può misurare la pressione. È un orologio, però c'ho un'app che ce l'ho su Facebook, sul telefono, sì, su Facebook, sul telefono e mi posso misurare la pressione, robe così. E poi mi arrivano i messaggi al telefono.
Ieri, per esempio, ho lasciato il telefono mio sul tavolino della cucina. Ero andata al bagno e c'avevo l'orologio e ho inteso che mi squillava, mi vibrava sull'orologio e ho visto che era mia sorella che mi chiamava, che mi aveva detto un'altra volta perché si è venuta al mare con me. Tanto che se io andavo al mare con lei è difficile registrare, perché con lei non posso registrare, come fai? Ho detto, se ci stavi tu era meglio, perché stai e stai il figlio. E sta separata, non è sposata. Ci stavi tu, io invece sono qui, sto da sola, mi annoio. E vabbè, ho detto, vabbè, allora, amore, il prossimo anno, tanto fra un po' ritorno, il 27 ritorna. Ha detto, potrebbe stare fino a 30, però mi sa il 27 ritorna. E vabbè. Tanto che è complicato a star lì, perché un mese non faccio video tutta l'estate, pure se registro, però è perché devi stare ore e ore al computer per modificare, per fare cose. Sono in vacanza con mia sorella, non posso mettermi davanti al computer perché dopo uscivo, andavo qua, andavo là, queste cose qua. E vabbè, comunque adesso sto vicino alla posta perché sono andata verso casa e niente, vicino alla posta. Questo venne i fiori. Mi rivibra il orologio. Va bene, blocco un attimo. Ecco, adesso sto andando su la salita che dove vado alla posta a vedere qua, sono andata a casa e dopo che mi stava scrivendo un'amica mia, allora io che con l'orologio ho detto che sento messaggi e allora dovevo rispondergli, ero passata sotto casa sua e vabbè, comunque e vabbè, la saluto qua. Ciao Palma. E ok, io faccio la salita e ci vediamo più su, che non c'è la salita. Ciao, a dopo. Adesso vi posso salutare perché è finito questo video. Sono arrivata a casa e grazie alle persone che l'hanno visto all'inizio alla fine. E ciao, al prossimo video. Mega bacio.